a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Game Dev Tycoon 1. Eccoci qua, pronti a preparare questo nuovo, fighissimo, figherrimo gioco in cui faremo roba giocosa. Gioco poco ma gioco. Sì, qua è un leone un po' stanchetto, lo ammette tranquillamente, che vi saluta e vi chiede come fa. Come va? Spero per voi bene. Per me ogni tanto mi sta partendo la voce, quindi stasera sarà qualcosa di strano. Abbiamo installato dei pannelli solari, non mi ricordo neanche 4. Game Convention, G3. Quante persone saremo? Abbiamo 304.000 fan. Incredibile. Siamo famosi. Ok, dopo, se questa battuta non vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Se la battuta vi è piaciuta, contattate il prossimo psicoanalista che avete nelle vicinanze e preparatevi per chiedergli una buona cura, perché come cavolo vi è piaciuta lo sapete solo e soltanto voi. Parola del Signore, sempre sia lodato Cristo. Ta 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 pa 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 pu 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 pa 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 pa. Sonoro un po' più basso. Colonna sonora la lasciamo. Oddio, non saprei. Design mondo di gioco così. No, non è niente, colonna sonora figa. La abbassiamo così, perfetto. Quindi la Dakota può anche gestire il design. Vediamo così se va bene. Tipo la grafica. È ora di usare il boost. Questo qua aumenta temporaneamente la sua abilità, cioè la sua potenza, la sua velocità e tutto. Ciò significa che produrrà nel tempo così questo per più roba e sarà tipo io sono overpower. Strano. Pubblicato sviluppo una cosa in meno di 8 ore. Vabbè, ok. Ah, la Uia! Ah sì, la ricordo, avevano fatta tipo altri youtuber, l'avevo vista a giro per YouTube, la Uia. È una console che mi ricordo che gestiva bene gli indie, però non mi sembra che sia stato bene come esperimento, cioè non ne ho sentito più parlare. Peccato. Dopo questo di sicuro mi sa che la vado a ricercare un pochettino in giro per vedere dove sia finita. Chi lo sa? Finiamo il gioco e pubblichiamo questo bellissimo gioco con doppio record. Record. Rilasciamo il gioco. Allontaniamo il microfono che potrei avervi fatto male. E vi chiedo scusa se vi ho fatto male alla testa, alla mente, se vi ho fatto cose. Le recensioni del gioco, dai. 10, no, 9. 10. 10. 10, ma niente di che. Il solito. Ah, abbiamo venduto quanto? 665.000 il primo giorno. Niente di che, siamo ricchissimi. Quanto abbiamo fatto? 9 milioni il primo giorno. Abbiamo fatto 1 milione di vendite. Bah. No, non è niente. Ehi, sta scendendo. Solo 2 milioni di vendite. Che tristezza. Abbiamo fatto sotto 2 milioni di vendite, ragazzi. Ormai produciamo giochi troppo buoni. Cioè, vendono troppo. Cioè, non c'è gente che li apprezza ormai. Ma andiamo in vacanza e redigiamo un rapporto su sto gioco. Comunque, i boost sono relativamente importanti, eh. Ricerca, vediamo se posso addestrarlo. No, devo tenermi così per fare la ricerca della grafica e poi dell'altra robetta lì e fare un nuovo motore. Fra 10 anni avremo finito il gioco, ragazzi. 10 anni di gioco, ovviamente. Beh, meglio di così non si può, quindi, visto che ci sono, facciamo un nuovo gioco, però non seguito. Grande tema. Cosa posso mettere di tema? Vediamo un pochettino. Fantasy. Maturo. Il signore degli agnelli. Sì. Il signore degli agnelli. Con la scritta minuscola. Maiuscola. E lo pubblichiamo per PC. Poi per Xbox. E infine per PlayStation 3. Speranza già V6. E avanti.
Vari rossi esplosivi non è ancora il momento giusto. Eh sì, va in produzione. Collisione degli agnelli. Non so, oggi mi ha preso così bene. Vedremo. Lo dico già, vedremo la fine del gioco più avanti. Quindi, vediamo un pochettino se riusciamo a tenere il gioco perfetto di nuovo. Allora, video pre-renderizzati, storia interattiva. Io voglio aggiungere questo. Se io levo il supporto alle mod, abbasso il gameplay, non riesco ad ottenerlo comunque. Seppure c'è il gameplay tipo così, merda. Ok, impossibile. Tipo dovrei levare tutto il gameplay. Cioè, cavolo, dovrei fare così e poi avere una possibilità. Ma no. 1, 2, 3, 4. Obiettiva, bene. Intermezzi semplici. Sempre semplici e storia ramificata. Video pre, anzi, storia interattiva. Video pre-renderizzati no. E supporta le mod. Sì, perfetto. Così va bene, dai. Ci fare gli obiettivi? No. Intermezzi avanzati? No. Ok, storia interattiva. Così può andare bene. Signore degli agnelli, vai. Lui è Christopher Shaw. Ok, come sempre faremo. No, non so quando ho iniziato perfettamente a registrare, però farò altri 3 minuti di video da adesso. Contate, altri 3 minuti di video. 3 minuti. Questo gioco sarà una merda, lo so già. Però devo far vederlo. Devo far vedere che io posso fare anche giochi brutti, no? Gioco molto atteso, sì, aumentiamo l'hype. Diciamo cazzate, gli sviluppatori, dai. Ha per 2 di boost. Ah, il boost è accumulabile, vero? Guardate che il boost è accumulabile. Adesso ho per 2 di boost e lo si posso anche lanciare al basso. Lo posso anche lanciare al massimo. Adesso c'è anche lui. Lasciamo così, vediamo un pochettino che succede. Dai, lavora, lavora al tuo massimo potenziale. Massima potenza. È da attendere, però non lo boostiamo di hype come gli altri giochi, dai. Anche perché la tecnologia è abbastanza scarsa questo. Stand grande, come sempre. Dai, su, facciamo l'ultimo stadio. Comunque sì, come potete vedere anche dalla voce, sono abbastanza stanco. E infatti, non credo di stare commentando mentre bene, però ci tengo a portarvi sempre un episodio. Giorno, cioè un episodio a settimana. Sì, dai, non cambia neanche, voglio vedere cosa succede. Anzi, vi dirò cosa farò di questo gioco nel prossimo video. Perché sapete solo quello. Perché solo nel prossimo video saprete ciò che farò con questo gioco. E farò una cosa straordinaria. Non la aspetterete mai. Tanto è il G3. Si va avanti. E si finisce. Siamo arrivati 12esimi sto G3. Per sta merda. Di kick it. Calcia lì. Calcio italiano. Calcio italiano. Kick it. Vabbè, battutaccia. Non sarebbe kick it in realtà, però ok. Io posso, quindi ricordatelo. No, sto scherzando, ovviamente. Oddio, sto gioco vende anche se è una merda, eh. Vabbè, raga, sapete cosa farò di questo gioco solo nel prossimo video, quindi qua da Leone è tutto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace, eccetera, 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 tutte le cose che fate sempre, che anzi io vi dico di fare, voi molto spesso non la fate, perché siete cattivi, quindi io ve lo ricordo comunque. Ebbene, questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi, qua da Leone al prossimo video, ciao!